Ciao a tutte ragazze e ragazzi, finalmente siamo qui con un altro video spacchettamento blind bag. Con mia estrema felicità sono riuscita a trovare gli Hatchimals, finalmente sono usciti in Italia e la blind bag è questa ragazze, guardate quanto è bellina, è fatta così a forma di ovetto, qui escono degli occhietti fuori dall'uovo e niente, gli Hatchimals appunto sono degli animaletti collezionabili, ne abbiamo 70 e appunto sono contenuti dentro un piccolo uovo, noi andremo a scaldarlo con le nostre dita e questo ovetto si romperà, si spezzerà e uscirà appunto uno di questi personaggini tenerissimi. Gli Hatchimals sono appunto realizzati e distribuiti da Spin Master e potete trovarli in tutti i negozi di giocattoli, nei migliori negozi di giocattoli e nei toy center. Allora, il prezzo della blind bag con un personaggino al suo interno è di 4 euro, mentre il prezzo della mystery pack con al suo interno due ovette più un piccolo nido che dopo andremo a vedere è di 6,99 euro, quindi volendo vedere c'è anche un risparmio acquistando appunto queste mystery pack. Oltretutto so che ce n'è disponibile un'altra che purtroppo in negozio non ho trovato con al suo interno se non sbaglio 6 uova di Hatchimals, quindi per non fare un video troppo lungo, esageratamente lungo, oggi incominceremo aprendo queste due blind bag, la prossima la apriremo insieme in un prossimo video. Quindi partiamo subito, qui c'è l'apertura facilitata su entrambi i lati. Ragazzi, il pacchettino è veramente troppo carino. Ecco qui, si è aperto molto facilmente. Dunque, qui all'interno non c'è, non c'è, come potete vedere, non c'è nessun booklet, non c'è nessuna checklist per poter controllare appunto tutti i personaggini della serie. Questa cosa mi meraviglia, forse c'è stato un errore, forse si sono dimenticati di inserirlo, ma comunque poi niente, andremo a vedere, quindi non saprò neanche dirvi come si chiama il personaggino che troveremo qui all'interno. Va bene, il nostro uovo è contenuto in questo blister di plastica fatto così, apriamolo, eccolo qua. Oh, che bellino ragazzi, al tatto sembra veramente di toccare un uovo, guardate, è fatto veramente bene con tutte le sfumature di un lilla, con tutti dei puntini viola un po' più scuri e qui abbiamo il cuoricino, quindi senza fare disastri iniziamo a fare come appunto ci fanno vedere in pubblicità, scaldiamo il nostro ovetto qui sulla base con le manine, finché, oddio di granito, ecco, finché non riusciremo a romperlo del tutto. Vedete, mano a mano che scaldiamo questo nostro ovetto, ecco qua, abbiamo aperto il nostro uovo, vedete, e adesso andiamo a vedere chi abbiamo trovato all'interno. Oh, che bellino ragazze, abbiamo trovato questo simpaticissimo coniglietto, fantastico, sembra un mix tra un coniglietto e un draghetto, perché come potete vedere sul pancino ha disegnate come delle piumette, vedete, fatto veramente molto bene, e dietro ha queste alette tutte glitterate, argentate glitterate, bellino ragazze, carino. Qui quindi il nostro personaggino, questo coniglietto, niente, mi andrò a cercare su internet la checklist per capire appunto chi abbiamo trovato, e comunque ecco qui il nostro coniglietto insieme al suo uovo. Adesso apriamo l'altra blind bag e vediamo se per caso riusciamo a trovare il booklet, la checklist, vediamo se è stato un errore o se li hanno confezionati così. Apriamola. Perfetto, niente ragazze, anche in questa blind bag non troviamo nessuna checklist, nessun booklet, quindi abbiamo un altro ovetto. Questo, a differenza dell'altro, come potete notare ragazze, è sempre sul lilla ma ha delle macchiette sul rosso.
Quindi andiamo a scaldare con le nostre manine il cuoricino. Sentite mia figlia che canta la canzone dei troll. Vedete, il cuoricino ha cambiato colore, è diventato rosa. Questo significa che è pronto per essere aperto. Ok, ecco qui. Apriamo. Vediamo chi abbiamo trovato. Chi abbiamo trovato a mamma? Chi? Rosa? No, è blu. E abbiamo trovato un altro personaggino fantastico. Guardate com'è carino, ragazzi. È una pecorella sull'azzurrino. Abbiamo trovato questa pecorella sull'azzurrino. Sì, la pecorellina, mamma. Anche lei alata, con queste alucce glitterate. E niente, ragazze. Quindi questo è il nostro secondo Hatchimals che abbiamo trovato in queste due blind bag. Che dirvi, ragazzi, i personaggini sono molto carini. Il prezzo di 4 euro, ragazze, ormai più o meno le blind bag, anche quelle dei pacciocchini Chuzis piuttosto che dei Nam Nams, insomma quelle un po' più famose, hanno tutti super giù quel prezzo. Direi che sono molto carine, i bambini piaceranno sicuramente. Ho visto in pubblicità che si possono trovare dei personaggini veramente molto molto belli. Mi dispiace di non aver trovato dentro le blind bag appunto una checklist per poter capire appunto cosa abbiamo trovato, quale personaggio abbiamo trovato, se è un comune, se è un raro, ma suppongo che sia stato un errore. Comunque staremo a vedere poi quando nel prossimo video apriremo anche il pack da due e niente, vedremo se anche qui non c'è nessuna checklist. No, guardate ragazzi, riesco già a vedere dal fondo che qui una checklist c'è, quindi ci rifaremo nel prossimo video in questo senso. Niente ragazze e ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ditemi cosa pensate di questa nuova serie, di questi Hatchimals. Io, come ho già detto prima, li trovo veramente molto carini. E niente, adesso per concludere questo video faccio i saluti ai miei carissimi amici. Quindi saluto Nada Sussi Ria, Sonia Ferrante, Carmen Fiore, Sere Guglielmino, Arianna Sofia, Sabrina Esposito, Maria Russo, Cristi TV e Angelica. Ragazzi, un bacione grandissimo, grazie per avermi lasciato un commentino e grazie perché state continuando a seguirmi sempre più numerosi. Grazie di cuore, veramente. Noi come al solito ci vediamo al prossimo video, che molto probabilmente sarà un video slime con una delle vostre richieste. Vi mando un bacione grandissimo e alla prossima, ragazze. Ciao!